Totti e Noemi, dopo presto il debutto all'Olimpico. Roma, immaginate il tifoso che ieri è andato a Trigoria ad assistere alla sfida della Roma Under 18 contro il Cesena. Si aspettava di vedere un Totti in campo, Christian, ma non di trovarsene un altro sugli spalti. Proprio lui, Francesco. Un evento più unico che raro, visto che l'ex capitano giallorosso non varcava i cancellini Trigoria da molto tempo. Certo, più di una volta è andato a prendere il figlio dalle partite o dagli allenamenti. Ma sempre aspettando fuori dal centro sportivo che per oltre 25 anni ha chiamato casa. Ci ha pensato Noemi a dargli la forza per lasciarsi alle spalle i rancori, per il suo addio. Prima da calciatore, poi da dirigente, e a sedere sulle gradinate del campo Agostino Di Bartolomei per tifare Christian. Famiglia al completo, sì, c'era anche Noemi. Ormai lei e Francesco hanno ufficializzato la loro storia e dalla passerella ai Global Soccer Awards di Dubai non si sono più nascosti. O meglio, non hanno più fatto nulla per evitare di essere visti insieme da occhi indiscreti. E Totti è tornato a sorridere, a star bene, lasciandosi alle spalle un anno difficile per la separazione da Lari. Cappuccio della giacca nera in testa per ripararsi dal freddo, Totti è entrato a Trigoria qualche minuto dopo l'inizio della partita dell'Under 18 contro i pari età del Cesena. Con lui Noemi, ma anche le due figlie, Chanel e Isabel, oltre qualche amico fidato della coppia. Hanno assistito alla partita, hanno fatto il tifo per Christian che è entrato in campo solamente negli ultimi minuti della gara riuscendo a festeggiare insieme ai compagni la vittoria in rimonta per 3-2. Niente ritorno, solo tifo per il figlio, niente ritorno alla Roma o colloqui con la dirigenza giallorossa. Peraltro quasi tutta in Giappone. Totti al momento non pensa al rientro in pianta stabile a Trigoria e il club è concentrato su altri obiettivi, il matrimonio al momento non è previsto. Ma in futuro niente può essere escluso naturalmente. Specie se si parla di Totti e la Roma. Scherzo del destino, Francesco è tornato a Trigoria proprio il giorno dell'anniversario del suo inserimento nella Hall of Fame giallorossa. Era il 27 novembre 2018, nel pre-partita contro il Real Madrid tutto l'Olimpico osannava il dirigente della Roma che riceveva una maglia speciale davanti a Conti. Falcao, Bruzzo, Nela e Giannini. Un capitano è per sempre, recitava lo striscione della curva sud che non ha mai abbandonato l'ex numero 10, giallorosso. Osannandolo in tutte le sue apparizioni all'Olimpico. In questa stagione Totti non è mai stato allo stadio, troppe voci turbolenti sulla sua vita privata. Per calmare le acque ha preferito non esserci, ma non è escluso che possa fare il suo esordio stagionale nella prima sfida di campionato del 2023 contro il Bologna. Magari con Noemi, ormai la sua fidanzata ufficiale è pronta a comparire anche sui maxi schermi dello stadio. Virgola.